Allora, la relazione tra matematica e contatto è una relazione multipla e direi che nasce molto anticamente, nel senso che nella geometria lo studio del contatto tra le curve e le superfici nasce addirittura nell'antico Egitto e ha nell'antica Grecia una enorme diffusione, in cui la geometria veniva considerata veramente la più alta delle discipline delle matematiche. Dopodiché, ci sono altri ambiti, sempre classici, per quelli di voi, diciamo, che magari conoscono un po' il termine di fisica matematica, cioè la matematica che studia le equazioni della fisica, i modelli, diciamo, della realtà di tipo fisico, esiste una matematica che studia i problemi di contatto, che sono problemi molto difficili. Immaginate un biliardo, una palla che rotola su un biliardo e interagisce con altre palle. Ci sono matematici famosissimi che studiano queste dinamiche molto complicate, da cui sono nati poi progetti interessantissimi, anche applicativi. Poi c'è una matematica, come dire, anche nel contatto, nella sua accezione romantica, nel contatto amoroso. È sorprendente, ma c'è una matematica che si occupa del contatto amoroso, non solo, diciamo. Non pensate solo al contatto erotico, alle leggi del moto di un contatto amoroso, ma per esempio c'è un articolo che mi sorprese molto qualche anno fa e che mi colpì proprio per caratteristiche, che era un articolo pubblicato su una rivista internazionale di valore che descriveva matematicamente la dinamica del rapporto d'amore tra Petrarca e Laura. E questo, diciamo, se siete curiosi, scrivetemi, io ve lo mando perché è una lettura molto affascinante che poi ha influenzato anche la letteratura. Cioè, i letterati che studiavano le fasi letterarie di Petrarca e lo mettevano in relazione allo stato del suo rapporto molto spirituale, è vero, con Laura. Che ricordiamo, Petrarca sognava di amare all'ombra delle passioni, quindi lontano da qualunque forma di erotismo. Era diciamo, un amore assolutamente ideale quello di Petrarca per Laura. Ecco, invece la cosa, diciamo, di cui vi parlerò oggi è una matematica un po' più recente, moderna, che nasce intorno ai network, in particolare ai social network, in particolare a internet, e che naturalmente pone delle questioni che nell'antichità non c'erano neanche 30 anni fa, assolutamente nuove, quindi la matematica è molto viva, è un po' quello che sorprende, almeno sorprende me, è che effettivamente la matematica ha una capacità di investigazione, di conoscenza, di modellazione un po' insospettate. Parlavo ieri sera a cena, mi chiedeva Laura, parlavo un po' di cosa parlerai, la matematica nel contatto. E lei giustamente diceva, ma la matematica è dappertutto. È vero. La matematica è assolutamente dappertutto, è nascosta dappertutto. Quando noi apriamo le nostre pagine sui social, dietro ci sono algoritmi matematici che lavorano, che fanno, un po' in segreto, diciamo, anche un po' inquietante, che anche violano la nostra privacy, che sanno i nostri dati, che ci propongono. Un fisico molto famoso, Wigner, parlava dell'irragionevole efficacia della matematica e lo diceva non solo con ammirazione, ma anche con un certo disappunto. E cioè, dice, in effetti, la matematica coraggiosamente si infila, cerca di dare un proprio contributo, una sua interpretazione, una sua formalizzazione di cose apparentemente completamente slegate, una storia d'amore, un sito di dating, ed è efficace, nel senso che poi dà dei risultati interessanti, che poi hanno un risvolto importante, socio-economico anche, quindi rilevante, sono dietro questioni molto importanti. E quindi in questo senso, diciamo, è interessante vederla all'opera in settori dove in un certo qual modo uno non sospetterebbe che questo si trovasse, ecco, che la matematica si trovasse. Si cela un po' misteriosamente dietro settori. Allora, quello che voglio fare io è raccontarvi la matematica del contatto virtuale. Ecco, nel senso che mi sembra, diciamo, un tema particolarmente moderno, insomma, interessante da un punto di vista proprio della situazione che stiamo vivendo, in cui il contatto virtuale ha sostituito il contatto reale per molti di noi, in primis per me, che ho figlie lontane, eccetera.
Allora, la parola contatto è una parola, è un termine onomatopeico, il tocco, no? Il toccarsi è onomatopeico e viene dal latino, viene da contingere, è il participio della parola contingere, e fa pensare, oltre proprio questa sua, questo suo suono, fa pensare a qualcosa di molto realistico, concreto, diciamo. La parola virtuale è assolutamente l'opposto, è ciò che è in potenza, ciò che non è reale, che potrebbe realizzarsi ma che non è previsto che si realizzi. Quindi in questo senso, a mio modo di vedere, a mia opinione, siamo quasi su un ossimoro, cioè sono due parole fortemente antitetiche. Nella realtà sentiamo parlare di contatto virtuale e di realtà virtuale quotidianamente. Quindi diciamo, forse poteva considerarsi un ossimoro anni fa, ma adesso è quasi più concreta della realtà stessa. Per molti di noi addirittura sostituita, pericolosamente, voglio dire. Quindi il termine del contatto virtuale diventa un oggetto interessante di studio. La matematica non si è tirata indietro. Vorrei sottolineare una cosa, che la matematica non appartiene a me, non appartiene ai matematici. Non ritengo che appartenga ai matematici. La matematica è dappertutto e appartiene a tutti, tutti quelli che ne fanno uso, tutti quelli che ne traggono, diciamo, un vantaggio dal loro utilizzo. Quindi non ha assolutamente, come dire, una connotazione di appartenenza. Bene, allora, la matematica, soprattutto la matematica discreta, queste branche della matematica che sono molto studiate ultimamente negli Stati Uniti, in Europa, in tutto il mondo, permette, no, perché dovete pensare che un social network, l'informazione, no, per noi stessi, è un enorme ammasso di dati, di relazioni, eccetera, un po' anche difficile da interpretare. Quindi la matematica cerca di razionalizzare, cerca di estrarre delle informazioni. E questo, diciamo, è come dire, l'esempio modello che io vi porto oggi. Come dire, è una specie di gioco. Allora, pensiamo per esempio a Facebook, dove il contatto, la relazione di amicizia, cioè io e te siamo in contatto, è una cosa assolutamente bidirezionale, molto diversa invece dai social network in cui c'è un follower, quindi una persona che segue, una persona che è seguita, magari io seguo Obama o il presidente, Obama assolutamente non sa chi sono io, invece no, su Facebook è una relazione bidirezionale. Quindi, diciamo, risulta abbastanza semplice individuare i leader su Facebook, no? Coloro che sono più rappresentativi, sono coloro che hanno più amicizie, che sono più sociali. In questo senso il numero dei contatti è un po' un indice di popolarità, di successo, se vogliamo, almeno così si può interpretare. Allora, qui per esempio, in questo esempio, vedete che ci sono due gruppi, uno bianco, uno blu, che sono sostanzialmente due gruppi intorno a un leader che concentra la maggior parte dei legami di amicizia, e per esempio potrebbe essere la suddivisione di un insieme, un sottoinsieme di Facebook, che come sappiamo è fatto da miliardi di individui, per esempio sul fatto che ci sia un'opinione, quindi il gruppo blu ha un'opinione, il gruppo bianco ne ha un'altra, e poi ci sono, vedete, anche due individui, che qui sono semplicemente rappresentati attraverso dei numeri, che sono gialli, e che rappresentano, dal punto di vista della matematica, come dire, individui di confine, in cui la classificazione è più labile, un po' come dire persone che stanno un po' al confine tra i due gruppi. Quindi qui, come dire, l'individuazione dei due gruppi è già in per sé, non ve ne parlo, ma un problema matematico non banale, non difficile, ma non banale. E invece, diciamo, l'individuazione dei leader, se per esempio voi contate i contatti, risulta essere estremamente semplice, cioè non è che occorre la matematica per contare il numero dei contatti di amicizia. Più interessante, se volete, è il caso di un network, come potrebbe essere Twitter, in cui noi desideriamo individuare i cosiddetti leader o i cosiddetti influencer. Non so se voi avete letto, sono letto sul giornale di ieri o dell'altro ieri, che i candidati sindaci di Roma si sono affidati a degli influencer, mi pare Erfaina e Mr. Marra, per promuovere la loro campagna elettorale. Quindi, voglio dire, ha un impatto sociale importante, cioè non è solo un gioco. Essere un leader, essere un influencer, ha un impatto molto importante.
Allora, come viene individuato? Allora, la matematica cosa fa? La matematica, come sempre, no? Dice, vabbè, facciamo un modello astratto, formalizziamo, facciamo dei nodi, questi pallini, li numeriamo, facciamo finta che siamo in quattro in questo network, in questa rete, i matematici la chiamano grafo, Nicola numero 1, Laura numero 2, Riccardo numero 3 e Massimo numero 4. Benissimo, facciamo questi quattro. Dopodiché facciamo delle frecce, non so se vedete che qui ci sono delle frecce. Diciamo, la freccia di per sé si chiama arco in matematica, in teoria dei grafi, è un segmento orientato che va da un individuo all'altro. E vuol dire, se c'è la freccia da 3 a 1, vuol dire che 3 segue 1. Poi se la freccia è bidirezionale vuol dire che 3 segue 1 e 1 segue 3, ma non è necessario. Vedete per esempio che 2 segue 4, ma non viceversa. Allora la domanda che vi pongo, sulla quale vi invito a pensare fin da adesso, prima della fine della mia chiacchierata, è questa. Chi è secondo voi il leader, il più rappresentativo di questo network, il più seguito? Allora, ci sarebbe una risposta, a mio parere, molto naturale, la risposta che darei io, se mi fosse chiesto, a mio parere, vediamo se è anche la vostra, guardatelo un attimo, rifletteteci un attimo, ci arrivo subito, ma io darei una risposta immediata. Io direi subito che è il 3. Benissimo, indoviniamolo. Allora, supponiamo appunto che ci siano n individui, il matematico per n vuol dire un certo numero, n. Qui sono 4, avrei dovuto scrivere 4, vi chiedo scusa. Sono 4 individui. Abbiamo questo grafo che vuol dire che l'individuo 1 segue 3, eccetera. Questo grafo che ci rappresenta quindi il contatto stabilito nel seguire. Io seguo Laura. Magari Laura non segue me, non sa neanche chi sono. È lo stesso. A questo punto io vorrei uscire da questa, matematicamente, vorrei dire, guarda, il più rappresentativo, quello che magari a cui puoi riferirti, come dire, come leader di questa piccola comunità, è quello con il punteggio più alto. Cos'è un punteggio? Un punteggio è un numero reale positivo, diciamo, un matematico dice, cerchiamo un numero reale positivo da associare a ognuno dei 4 individui, dei 4 nodi. Come facciamo? Allora, il punteggio intanto, chiamiamolo XK, e questo è tipico, entrate in un'aula di qualunque studio di un professore di matematica, chiamiamolo X. Benissimo, lo chiamiamo XK, quindi l'individuo 1, io, ho un punteggio X1, l'individuo 2 ha un punteggio X2, quindi mi aspetto questa associazione. Ognuno esce da questa analisi con un numeretto e dal confronto di questi numeretti si evince qual è la sua importanza in questo piccolo network. Benissimo, allora un esempio è il numero dei followers. Quanti mi seguono? Io più importante sono quanti più followers ho. Ovvio, giusto. Però è un modello imperfetto. È un modello imperfetto che, da un certo punto di vista, forse condividerete con me che è imperfetto, ma adesso ne parliamo. Comunque uno, se guarda i followers, vede che veramente il 3 è quello che è seguito da tutti e quindi è il più rappresentativo, lo seguono tutti. Qual è il difetto? Il difetto è che se mi seguono tra i miei compagni di classe o se mi seguono il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Russia e il Primo Ministro inglese, è diverso, anche perché attraverso di loro tutti coloro che seguono loro molto rapidamente arrivano a me, perché la prima cosa che vedono è guarda, il Presidente degli Stati Uniti segue Nicola Guglielmo, inverosimile. Benissimo, quindi questo è un primo punto. Allora, che si fa? Qual è il modello più evoluto? E qui entra la matematica, se no, prima sul contare ce la caviamo tutti. Calcoliamo il punteggio come somma dei punteggi che ci segue. Quindi, se mi segue una persona più importante, io non conto uno che mi segue, conto quanto vale lui, qual è il suo punteggio, lo riporto a me. Un mio compagno di classe che magari non conta mi dà poco, diciamo, contribuisce poco al mio punteggio. Invece, una persona magari appunto di grande nome e rilevanza conta di più e quindi il mio punteggio non è più X1 non è più 2 legato al fatto che 3 e 4 lo seguono, ma X1 più X4. Questa però adesso ci pone un problema perché non è più una relazione esplicita, è una relazione implicita perché a loro volta X3 e X4 dipendono da X1.
Allora, se voi ricordate, ai tempi del liceo, della scuola superiore, si parlava di sistemi di equazioni lineari, si parlava del metodo di eliminazione di Gauss. Laura, tu te lo ricordi perché eri bravissima in matematica. Benissimo, uno mette queste quattro equazioni, applica il metodo di eliminazione di Gauss e risolve il problema e dà i quattro punteggi. C'è un altro piccolo difetto, e con questo concludo, e il fatto è che se io decido di puntare tutti, di seguire tutti, ho molto più influenza di uno che invece è più moderato, segue veramente che gli interessa e basta. Quindi pone un diverso effetto sul network tra me e lei, tra me e voi. Io seguo tutti, l'altro ne segue due, quindi io ho molto più impatto. Allora che si fa? Se io seguo tre persone, l'effetto del mio seguire queste tre persone viene diviso per tre. Il mio voto viene diviso per tre. Io ho un voto solo. Quindi se voto 1.000 persone, questi 1.000 ricevono un millesimo del mio punteggio. Questa è l'idea di democrazia. E la democrazia è importante. Alla fine, quindi, vedete che, se torniamo un attimo indietro, vedete che uno è seguito da tre e da quattro, ma tre segue solo uno, mentre 4 segue uno, ma anche 3. Quindi questo mi dice che il punteggio x1, spero che non vi stiate perdendo, è il punteggio di x3, quindi l'effetto di x3, che è molto fedele a x1, punta solo lui, segue solo lui, io ho un solo, sono follower di una persona sola, x3. Quindi partecipa con tutto il proprio voto, mentre il 4, l'individuo 4, Massimo, non solo segue me, segue un'altra persona, quindi il suo punteggio viene diviso tra noi due. E questo è un principio di equità, di democrazia. Nella matematica è un principio di equilibrio. Ok? Quindi a quel punto noi otteniamo un sistema lineare leggermente diverso da quello iniziale, di quello che non terrebbe conto di questa mediazione, e otteniamo una cosa interessante, che il leader non è il 3. Il leader è l'uno. In un certo senso, ma adesso non voglio darvi qui, questo ce lo dice la matematica. E questo è quello che la matematica dà sui network, cioè quello che poi viene utilizzato comunemente in tutti gli algoritmi, in tutte le metodologie matematiche che vengono utilizzate per esplorare network, social network, internet e per dare informazioni anche pubblicitarie, quindi diciamo con forte impatto socio-economico. Diciamo che l'unica cosa che vi posso dire è che uno è il più importante perché in fondo 3 è seguito da tutti, ma in questo modo è seguito anche dal più debole. Quindi, come dire, se posso dare un'interpretazione un po' grossolana, meglio non essere seguiti in questi termini da un follower molto debole che abbassa il nostro punteggio. Con questo, diciamo, non considerate un mio punto, come dire, una mia opinione. Commento quello che fa l'algoritmo matematico. E questo è quello che io volevo raccontarvi. Con questo concludo, semplicemente con un ultimo accenno a una cosa interessante della matematica di cui oggi non vi parlo, che è quella che la matematica, oltre a questo, non solo analizza i contatti, quindi i contatti sono l'oro che l'algoritmo matematico cerca, ma costruisce contatti dove non ci sono. Uno in un sito di dating si trova la mattina 10 candidati a essere la propria anima gemella, calcolati con metodi matematici, statistici, di affinità, di gusto, eccetera. Netflix stabilisce gusti simili tra persone diverse per fargli delle pubblicità attraverso magari connessioni con amici comuni, ma i due non si conoscono. Quindi la matematica è anche in grado di creare contatto e non solo di analizzarlo, e quindi di influire pesantemente sulla realtà, crea dei contatti, crea delle relazioni. Però non abbiatene paura, ecco, è uno strumento. Vi ringrazio moltissimo.